Ciao, buongiorno e ben ritrovati. Oggi parliamo di sport perché il 14 gennaio il Senato ha approvato in via definitiva lo ius soli sportivo. Adesso anche i minori stranieri possono tesserarsi alle società sportive se hanno compiuto il decimo anno di età in Italia, esattamente con le stesse procedure dei bambini italiani. Una vittoria per molte associazioni sportive che da tanto tempo si battevano perché fosse colmato questo vulnus, e tra queste c'è anche una squadra nata qui a Bologna, Hic Sunt Leones Football Antirazzista. Abbiamo il mister Roberto Terra, Riccardo Zazzetti, che allena il settore giovanile di Hic Sunt Leones, e do il benvenuto anche a Chiara Gallo, che è dei mondiali antirazzisti. Insomma, tutti li conosciamo, sono ormai alla 20ª edizione quest'anno, e quindi diciamo che da 20 anni i mondiali antirazzisti promuovono lo sport come strumento di integrazione, di lotta al razzismo. Le vostre storie chiaramente si incrociano, a parte ovviamente voi due che avete chiaramente la stessa divisa e lo stesso impegno in Hic Sunt Leones. Hic Sunt Leones in realtà è nata proprio in occasione dei mondiali Sì, antirazzisti, Roberto. nasce, allora, formalmente nasce proprio nel 2011, dopo che quell'anno lì vincemmo addirittura i mondiali, comunque hanno anche questa parte un po' più sportiva, quindi legata al torneo che si fa con 260 squadre, tutti gli anni, circa 260, l'anno scorso anche, no? 250 tra 250. calcio, basket, Quindi pallavolo. Ecco, perché per chi non li conosce, scusami, in realtà non c'è solo calcio ai No, mondiali no, no, non c'è solo antirazzisti. calcio e non c'è neanche solo sport. Appunto, dicevamo 250 squadre l'anno scorso tra calcio, basket, pallavolo, ciucball e rugby, ma è anche un momento di proprio incontro di tutte le realtà che in Europa e in Italia lavorano quotidianamente per il sociale e anche per dare la possibilità a chi non può giocare nei tornei annuali di avere un momento per sfogarsi, giocare senza differenze di età, genere, provenienza, cultura. Poi c'è lo sport, c'è la musica, ci sono anche momenti di dibattito ed è una grande festa dello sport Una comunque grande per festa dello tutti. sport, insomma, in cui voi avete messo il Sì, vostro marchio, perché noi abbiamo diciamo. sempre partecipato. Poi nel 2011, voi perché insomma, cioè, perché noi la squadra del TPO l'abbiamo sempre fatta lì ai mondiali antirazzisti. Nel 2011 ci siamo organizzati un attimino meglio, quindi cioè, nel senso entravamo in campo. E quindi poi un po' di fortuna, sai come funziona lì il gioco, un po' di divertimento. Addirittura lo vincemmo. Quindi abbiamo detto, beh, questo sarà un segno, proviamoci. Perché avevamo già questa mezza idea di tirare su una squadra, però non sapevamo, no, ancora come approcciarsi, cosa fare e non fare. Di quello è stato il là per crearla. E dal 2011 ad oggi ormai siamo al quinto anno e siamo molto contenti, nel senso è una squadra particolare la nostra, nel senso abbiamo sempre, cioè abbiamo visto il calcio come possibilità anche di poter parlare di alcuni temi importanti per noi, cioè quindi creare questa squadra cioè, che ha la denominazione football antirazzista proprio perché abbiamo una composizione meticcia fatta da ragazzi Ecco, italiani come infatti, football ragazzi. antirazzista non è soltanto uno slogan, Esatto. diciamo, nel senso, voi promuovete chiaramente Sì. la cultura dell'integrazione attraverso lo Sì, sport, ma ci sono chiaramente giocatori che arrivano un po' da tutti i abbiamo tanti paesi. ragazzi migranti in squadra, Gambia, Guinea-Bissau, Nigeria, Mali, Costa d'Avorio, cioè insomma ce n'è di tutti i gusti. E quindi fin da subito abbiamo detto, cioè, quale strumento anche perché vivevamo nel 2011, i primi anni in cui iniziavano ad aumentare i flussi migratori un po' di più del solito. E effettivamente, cioè, noi ci allenavamo qui vicino a questi studi, no? Quindi vicino al Ponte Lungo e c'erano i prati di Caprara, per esempio. E tanti ragazzi che erano qui ai prati di Caprara venivano ad allenarsi, ma abbiamo fatto allenamenti con 30 persone. Cioè, alla fine, perché cioè, il calcio, soprattutto per dei ragazzi che avevano attraversato il Mediterraneo, che erano parcheggiati lì a ancora non fare nulla, non sapevano nulla del loro permesso di soggiorno, non sapevano se sarebbero potuti muovere dall'Italia, quindi non potevano cercare lavoro, cioè l'unica attività che facevano è venire alla scuola italiano per migranti, che per esempio noi molti ne abbiamo intercettati alla scuola italiana per migranti Calima, sempre al TPO.
Allora, cioè, per loro il calcio, oltre che una passione, era anche un modo veramente per impegnare le giornate, ma anche per conoscere la lingua. Perché Certo. ovviamente cioè, erano molto purtroppo ghettizzati, non nei luoghi in cui vivevano, Poi avevano delle sicuramente dei restrizioni, momenti di e quindi dei aggregazione allo momenti di sport. socialità, anche di conoscere gente al di là della comunità che si era formata lì dove vivevano, insomma, per loro è stato importante in primis proprio per la loro salute anche psicofisica, possiamo dire, perché veramente a volte si creava il problema di come impegnare le giornate perché non potevano fare nulla. E per noi è stato un momento bellissimo perché comunque, cioè, abbiamo veramente tastato con mano quello che poteva significare attraversare il Mediterraneo sul barcone in cerca di una nuova speranza e trovarsi in situazioni di totale disagio che quasi probabilmente Certo, sarebbero che lo stati. sport insomma è un ottimo veicolo comunque per Esatto. l'integrazione, lo è sempre stato tendenzialmente, perché è un tipo di approccio quello in No. campo in cui. Sì, noi abbiamo, diciamo, una sorta di nostro codice etico. Anche in campo, cioè nel senso, il nostro sponsor sulle magliette ama il calcio del razzismo, cioè ce lo siamo messi sulle maglie, proviamo, lo mettiamo negli striscioni, per noi più o meno tutte le volte che giochiamo proviamo a portare un messaggio, una volta sull'antirazzismo piuttosto che sulla quotidianità di quello, cioè siamo una squadra di calcio impegnata sul sociale, che nelle sue mille sfaccettature, nelle sue mille possibilità, proviamo attraverso il calcio a dire qualcosa per noi, cioè nel senso quello che sentiamo noi, e magari provare a coinvolgere, no, le squadre che ci affrontano piuttosto che la gente che viene a vederci Questo è un giocare. discorso molto, molto bello, nel senso che da Hic Sunt Leones adulti è nata poi la costola giovanile. Insomma, un certo tipo di cultura dell'integrazione si impara comunque da piccoli. Quindi è Certo. importante che i bambini italiani e i bambini stranieri giochino insieme e insomma c'è modo di arricchirsi, no? Per entrambi. Sì, certo, è importante, insomma, affrontare con i ragazzi certe tematiche fin da quando sono piccoli, perché nel calcio abbiamo visto che ci sono delle situazioni insomma, negative in cui non passano, diciamo, dei valori sani e giusti che possono essere la fratellanza, l'uguaglianza, il rispetto e soprattutto. Molte volte sono proprio i ragazzini che subiscono determinate situazioni. Allora abbiamo pensato che insomma, riuscire a lavorare, tra virgolette, perché per noi è insomma, un piacere cercare di unire questi ragazzi che vengono da situazioni difficili, chi più chi meno, da chi ha una famiglia che ha problemi di occupazione, problemi economici, insomma situazioni insomma, un po' marginali, no? In questa società, noi cerchiamo di dare la possibilità a tutti questi ragazzi di giocare, perché è importante che tutti i bambini, i ragazzi giochino, perché quella è l'età in cui bisogna giocare e divertirsi. E soprattutto stare insieme in questa società che per forza di cose è una società multietnica, in cui per forza di cose bisogna stare insieme e convivere in pace, e questi discorsi per noi sono importanti, Peraltro mi raccontavate importantissimi. che ci sono anche dei genitori di bimbi italiani che scelgono proprio Sì. di la vostra squadra, di modo che i loro bambini, insomma, Possano imparino fare questa proprio questo esperienza di genere integrazione, sì, di ma questo è importantissimo, nel integrazione. senso è chiaro, cioè, la nostra idea non era quella di creare una squadra, diciamo, cosiddetta di serie B, cioè, la nostra idea era quella di creare una squadra dando la possibilità a chi non poteva, di poter comunque giocare, divertirsi, partecipare al campionato, ma allo stesso tempo di dare un valore a quello che stiamo facendo, anche perché parliamo di ragazzini di 12, 13, 14 anni che tante volte ci hanno sorpreso per capacità di capire le situazioni, di sapersi approcciare veramente alle situazioni di razzismo che si possono incontrare, perché veramente poi tra ragazzini, quando nel momento del gioco, nel momento della partitella, può sempre
scappare quella parola in più, no? che a quell'età puoi interpretare come un banale insulto uguale a un altro. Loro hanno sviluppato ormai questa capacità anche, no? di saper distinguere, parole, di saper pesare le parole. Cioè, parole. È una cosa che ci ha sorpreso, cioè, ci lascia felicissimi, certo, nel senso di un lavoro che sta dando i suoi frutti. Io andrei un attimo a Chiara, perché insomma, abbiamo introdotto chiaramente questa puntata parlando dello Ius Soli sportivo, insomma, mondiali antirazzisti, dicevamo, ormai da 20 anni, ormai quest'anno compiono 20 anni mondiali antirazzisti, esatto, sono nati nel 96, dal progetto Ultra 6 Storeco, e quest'anno compiono 20 anni e sono sempre stata, diciamo, la festa simbolo dello sport per tutti, appunto, e sono il momento in cui tutti possono giocare, non importa dall'età, come ho detto prima, dalla provenienza. Quindi bambini, grandi e piccoli, si trovano sul campo a sfidare squadre come sono l'Ixunte Leones, come sono altre squadre dalla Francia, dalla Germania, senza nessun tipo di discriminazione. È la festa del fair play. Cioè, banalmente, le partite iniziano con il calcio d'inizio dato all'altra squadra. Quindi anche se tu vinci la monetina, certo, non avrai tu la prima azione, ma ce l'avrà l'altra squadra. Quindi è proprio un contesto di solidarietà, di uguaglianza e di possibilità, appunto, dare la possibilità a chi non gioca di giocare, di realtà diverse, di incontrarsi, scambiarsi e confrontarsi anche su tematiche che sono quotidiane. Tipo si parlava adesso, il programma non c'è ancora per quest'anno, sarà dal 6 al 10 luglio sicuramente sempre a Bosco Albergati, visto che ormai in attualità è l'omofobia nel calcio, tutti gli insulti che ci sono stati, vediamo se si riesce a trovare un terreno comune per discutere sul perché ancora è tollerato, comunque questo tipo, sono tollerati questi tipi di insulti, tipo di situazioni nel calcio italiano. Certo, e con lo Ius Soli sportivo le cose sono, nel senso, com'era la situazione prima? Abbiamo detto che c'era un po' una situazione disomogenea perché ogni società, insomma, sceglieva un po' una strada diversa, adesso c'è un codice comune. Vedete che le cose sono cambiate già da adesso, al di là del fatto che formalmente il riconoscimento, insomma, che... È sicuramente un buon passo in avanti, nel senso, prima di tutto, come cioè, un provvedimento di civiltà in primis, che perché parliamo di minori che non venivano considerati cittadini italiani, non lo sono ancora per tutti gli altri, però nello sport non venivano considerati cittadini italiani fino al compimento dei 18 anni. È l'esempio, no? Quello più plateale, quello di Balotelli, che a 17 anni e qualche mese non poté partecipare alle Olimpiadi perché non era riconosciuto come cittadino italiano, nonostante sia nato a Palermo, sia cresciuto in Italia, abbia fatto tutte le scuole in Italia, cioè, i genitori adottivi sono italiani, nonostante questo lui non era riconosciuto come cittadino italiano, non partecipò alle Olimpiadi, salvo poi qualche mese dopo fare 18 anni e avere, vabbè, lui essendo Balotelli ha avuto la cittadinanza a 18 anni e un giorno. Onoraria! Però sì, quelli sono i casi eclatanti di gente, certo, anche famosa, conosciuta, ma tanti ragazzi che a 18 anni potrebbero diventare da subito cittadini italiani, ma l'iter sono così lunghi che non lo permettono per tanto tempo, insomma è una situazione anche burocraticamente molto complessa. Con lo Ius Soli sportivo sei considerato cittadino italiano dal punto di vista sportivo dal compimento dei 10 anni, per quanto poi anche lì i tempi burocratici per avere il tesseramento sono più lunghi che un bambino di genitori italiani, perché poi, certo, la differenza la fa questo. Quindi ancora, ecco, è un ottimo primo passo, ma ancora non siamo a un riconoscimento di pari diritti, nel senso che molto banalmente può capitare che due compagni di banco, uno italiano, di genitori italiani, l'altro magari di genitori migranti, vanno nella stessa scuola calcio, vanno a giocare nella stessa squadra, hanno le stesse partite, eccetera. Quando arriva il momento del tesseramento, il primo riesce ad andare, cioè il lunedì si tessera e il sabato in campo, l'altro il lunedì va a fare il tesseramento e probabilmente la tessera gli arriverà dopo un mese e mezzo, due, e quindi nel frattempo che il campionato è partito uno gioca, l'altro in tribuna a vedere la partita, ecco, e sono compagni di banco, fanno i compiti insieme, studiano insieme, vivono le stesse cose, però c'è una discriminazione nell'uno e non nell'altro. Ecco, ma il prossimo step speriamo che sia quello di riuscire ad avere veramente pari diritti, pari possibilità e anche pari tempi, diciamo, di realizzazione di questo, sarebbe fondamentale. Però è chiaro che
sicuramente è un provvedimento di civiltà di cui non possiamo che essere contenti, cioè questo è ovvio. È un bel segno, insomma, che nello sport, soprattutto poi quando si parla di bambini, no, insomma, le chiacchiere le lasciamo infatti ad altri ambiti. Intanto vi chiedo a quali tornei partecipate, nel senso a quali campionati siete iscritti con le squadre di Xunt Leones. Proprio per il motivo di cui dicevamo prima, tesseramento dei ragazzi stranieri, che in federazione è molto complesso ed è molto difficile avere, addirittura bisogna risalire, dico una banalità, noi qualche anno fa lanciamo una campagna, si chiamava Gioco Anch'io, proprio perché in federazione, in FIGC, il tesseramento degli stranieri, dei migranti era complicatissimo, addirittura bisognava risalire alla squadra, cioè se avessero mai giocato in una squadra nel loro paese d'origine. Ovviamente capite bene che riuscire ad avere un certificato o meno dal Gambia, da chissà quale... Questo poi è un problema che riguarda anche, esatto, la Serie A, nel senso sì, ci sono stati tanti calciatori vecchia che non sapeva magari neanche l'età. Nacque dalla tratta dei minori, che però poi è stata superata, cioè il tempo ha superato questo problema qui, l'ha modificato, però sono rimaste queste regole strettissime che non permettono praticamente a tutti i ragazzi che arrivano in Italia di poter giocare. Questa è la realtà, ci vogliono mesi, mesi e mesi per aspettare un tesseramento in federazione. Noi facciamo questa battaglia che si chiama Gioca Anch'io con altre polisportive in giro per tutta l'Italia, dalla San Precario di Padova alla Stato Sacur di Ancona, poi Napoli, cioè eravamo tante squadre a proporre questa modifica del NOIF, sono le norme federali, che è una battaglia che poi riuscimmo incredibilmente anche a vincere, nel senso... Però tuttora rimane molto complesso, cioè abbiamo vinto un piccolo aspetto di quella legge un po' assurda, però ancora ce n'è tante. Quindi noi decidemmo, quando siamo nati, di partecipare alla WISP, perché la WISP permette di poter tesserare qualsiasi persona residente o domiciliata in Italia senza nessun problema, senza nessuna discriminazione. A noi ci sembrava ovvio. Cioè combattiamo la stessa battaglia insieme, certo, alla WISP rispetto a questo, e quindi abbiamo scelto di giocare nel campionato di calcio WISP, che comunque è un campionato molto divertente in cui ci siamo presi anche le nostre soddisfazioni, e anche il giovanile gioca nel settore, cioè nei campionati organizzati dal settore giovanile WISP. Quest'anno facciamo i giovanissimi. E WISP è anche il mondo, insomma, dei mondiali, sì, antirazzisti. È l'associazione comunque che ha creato nel 96 i mondiali antirazzisti, è l'associazione per eccellenza, devo dire, dello sport per tutti, appunto non andando ad indagare la provenienza degli affiliati, dà la possibilità a chiunque voglia fare sport, anche con agevolazioni appunto a seconda del reddito, della situazione economica, di fare lo sport che più preferisce, come appunto gli Xunt Leones tramite WISP hanno la possibilità comunque di utilizzare dei campi, di sfruttare comunque delle strutture per gli allenamenti a prezzi agevolati, per dare la possibilità a questi ragazzini e anche alla squadra stessa, certo, visto che, come diceva Roberto, comunque la missione è quella, l'obiettivo finale è quello di dare la possibilità a tutti di poter giocare a calcio, a pallavolo, a basket, a quello che sia lo sport che preferiscono. È giusto dare un'equità anche sotto questo punto di vista. Ecco, per voi che comunque lavorate anche con le squadre, tu con gli adulti, tu con le giovanili, tesseramenti, ce l'ha detto Chiara, insomma, con grazie a WISP ci sono dei prezzi agevolati. Come finanziate in realtà? Perché insomma, quando si parla di ragazzini ci sono le tute, le scarpe, sì, insomma ci sono tante cose che servono, no, a una squadra. Allora noi diciamo che abbiamo vari modi per finanziarci, diciamo, tantissimi modi, diciamo. Creativi, assolutamente creativi. Bisogna. E, sì, diciamo che il quartiere ci ha dato una mano, possiamo dire, e poi c'è anche l'associazione Iabasta che ha, diciamo, ci ha dato la possibilità di affrontare alcune spese, come ha appena detto, che sono quelle del materiale, certo,
Poi anche noi all'interno del TPO creiamo eventi durante cene, Di raccolta di raccolta fondi. fondi. Dall'anno prossimo abbiamo pensato di promuovere una campagna di crowdfunding o azionariato popolare, insomma dobbiamo ancora Studiamo. studiarla bene. Comunque sia, sì, un metodo con cui chi vuole, insomma, sostenere la causa, lo può Perché fare comunque l'intenzione è quella di tranquillamente. ingrandirvi, suppongo, nel Sì, senso sì, dopo sì. il primo anno sperimentale con i grandi, il successo con No, le infatti. giovanili, eccetera, suppongo che... L'idea l'anno prossimo è di riuscire ad arrivare oltre gli adulti a 3 squadre di settore giovanile, quindi l'anno prossimo la nostra intenzione è quella di riuscire, però speriamo, nel senso poi bisognerà fare i conti, però di fare una squadra di esordienti, una di giovanissimi, una di allievi, anche perché siamo lì alla Pescarola e quello è un quartiere densamente abitato, con tanti ragazzi, lì non c'è, dopo che fallì una società sportiva famosa che giocava lì al Pizzoli, che è il nostro campo, c'è stato quasi un vuoto, colmato in parte da noi, in parte dalla Polisportiva Lame, però c'è tanta richiesta di giocare. Noi quest'anno riusciamo a formare solo una squadra, quindi tanti ragazzini li abbiamo tenuti lì per fare gli allenamenti, ma per esempio non gli abbiamo dato la possibilità di fare un campionato. Quindi l'anno prossimo speriamo di riuscire a fare questo salto di qualità. È chiaro che le spese sono tante, cioè la gestione è dispendiosa, però ecco, tra le iniziative che organizziamo come raccolta fondi, più questa possibilità di fare un crowdfunding o comunque un azionariato popolare, chiederemo il supporto a tutti, no, di partecipare, no, a Certo. questa avventura e speriamo di riuscirci. Ecco. È chiaro Ma che teneteci comunque al corrente se partirà volentierissimo. questo crowdfunding. Io sono Volentieri. curiosa di chiedere a Riccardo, insomma, visto che tu hai giocato a calcio proprio quando eri Sì, da bambino, quando sono oltre piccolo, ad sì. aver a continuare tutt'oggi, l'importanza comunque di giocare a pallone, la bellezza di condividere con i compagni di Ah. squadra tante emozioni e anche tanti dolori quando si perde, insomma, lo affido a te questo compito di riassumere Allora, un'emozione. per me il calcio è, diciamo che è qualcosa, cioè, è molto importante perché diciamo, personalmente ha fatto parte della mia vita fin da piccolino. Diciamo che il calcio, diciamo, essendo uno sport, ti dà la possibilità di non pensare, no? Di divertirti, magari quando hai un periodo difficile nella vita in cui sei molto pensieroso, sei preoccupato, insomma, un periodo difficile, giocando a calcio, almeno io in quel momento dimentico tutto, cioè penso solo al Si azzera pallone, tutto si quanto. azzera tutto, insomma, e c'hai la gioia di giocare, la libertà, perché fondamentalmente giocare a calcio è libertà, cioè esprimere te stesso liberamente, insomma, con tutte le sensazioni, le gioie e i E i dolori dolori. che comporta. Quindi penso che il calcio per un ragazzo sia importante come sport, perché lo sport è importante perché ti Benessere. dà benessere, ti dà disciplina, ti Disciplina e anche fa equilibrio, insomma, equilibrio, ti fa tanto. conoscere te stesso, ti mette davanti a delle situazioni in cui tu devi, se per forza di cose de devi affrontare. Poi il fatto di stare insieme, no? Il fatto di stare in gruppo, quindi rispettare tutte le diversità, i caratteri, E lì sta, insomma, che sta la lì, magia no? del calcio che è riuscito, insomma, a infrangere un po' di barriere, non solo del calcio, perché chiaramente tutti gli sport hanno questo potere. Il calcio, vabbè, o comunque gli sport di squadra in Sì. particolare. Io ringrazio tantissimo Roberto Terra, Grazie a voi. mister di Xunt Leones Football Antirazzista, anche Riccardo Zazzetti del settore giovanile Grazie, grazie a voi. e Chiara Gallo dei Mondiali Antirazzisti. Lo ricordiamo, insomma, le date ci sono, poi aspetteremo il programma, magari ci rivedremo Sì. anche noi per questo dal 6 al 10 luglio a Bosco Albergati. E grazie anche a voi che ci avete seguito da casa e tutto, alla prossima.